Igor, tu sei in un momento di sviluppo, gli ultimi tempi, È insomma. da gennaio abbiamo deciso di metterci in gioco, ecco, tenendo conto che sicuramente il momento è particolare, però e qui mi riallaccio a quello che stavo detto fino ad ora, cioè la forza del gruppo è anche questo, cioè ci hanno stimolato, ci avete stimolato in tutto e per tutto, e soprattutto non ci avete abbandonato, perché diciamo questa idea è venuta fuori di crescere anche dopo quello che è successo l'anno scorso, perché siamo una di quelle agenzie che anche nel momento di chiusura con il lockdown siamo riusciti, grazie alla Toscana, comunque sia, grazie all'azienda, a proporre i nostri immobili, addirittura a venderli poi alla fine, perché è stato un momento particolare, però è stato lì che per noi è cambiato qualcosa, perché ci siamo sentiti veramente parte della famiglia poi alla fine, perché comunque sia siamo stati costantemente in contatto telefonico con i webinar, con le chiamate, quindi è stata una bella crescita poi alla fine anche per noi. E quest'anno, diciamo che visto che da agente immobiliare sono diventato imprenditore, l'idea è quella di crescere ancora, ecco, come diceva anche Danilo, cioè gli step ci sono, e la cosa bella è che tutto è meritocratico alla fine, quindi non c'è nessun tipo di favore, cioè se si lavora, se c'è l'impegno, si cresce e si va avanti alla fine, quindi questo è fondamentale. Anche il gruppo che lavora con me, a cui ci tengo e quindi ringrazio alla fine, seguendo il metodo, diciamo che tutti quanti siamo abbiamo i nostri tasselli, quindi siamo fondamentalmente mirati per lo stesso obiettivo. Insomma, a te manca un'apertura per diventare un area manager, eh? Quindi so che stai puntando a quell'obiettivo, me l'hai Sì, confidato. assolutamente, assolutamente sì. E poi questa testimonianza viene da una persona come Igor che lavora con noi da 20 anni, Eh è sì. entrato nel 2000 esattamente, quindi sono 21 anni con questo Ho che tu. visto la crescita, ho visto la crisi e oggi diciamo che stiamo rivedendo quello che era prima della crisi sicuramente. Quindi, come dicevano anche i miei colleghi, sicuramente oggi c'è molta richiesta, molte persone che entrano nelle nostre agenzie, primo perché comunque sia sono belle anche a vedersi e poi perché comunque sia c'è la professionalità, perché lo viviamo tutti i giorni, il passaparola, le recensioni sono fondamentali nel nostro lavoro, quindi e ce lo fanno presente e lo viviamo poi alla fine, quindi è importante per il nostro gruppo, Igor, ecco. le gare commerciali che facciamo, se il tuo staff lì c'è insomma Sì, costanza, se è ne stata la mette chiave di ragazzi. volta nel nostro lavoro, perché prima con la vecchia Champions League e poi adesso con le gare commerciali ci siamo sempre messi in gioco e da una parte è divertente perché comunque sia è come un gioco, però dall'altra parte è sia remunerativo e sia comunque sia da adito a chi le fa di poter vincere un qualcosa o comunque sia di essere partecipe ancora nel gruppo. Quindi sono state di grosso stimolo per tutti quanti, dalla segreteria ai vari consulenti, ecco. Sì, come hai detto te, insomma, noi da sempre facciamo delle gare commerciali, gare motivazionali, perché indubbiamente l'essere umano quando gareggia dà il massimo e Eh quindi sì, il è vero, commerciale è fondamentale lo stimolo e quindi la competizione. Quindi le e una abbiamo volta lo facevamo per una pizza. fatte, sì, da sempre le abbiamo fatte, ma non ci siamo fermati neanche durante il periodo di lockdown. Sicuramente. Ora, fino ad oggi le facciamo nelle nostre dirette Facebook che invito tutti a seguire ogni mese.